Ecco, qui siamo davanti a uno strumento legato al nome di uno dei successori di Giovanni Poleni, ossia Salvatore Dal Negro. Salvatore Dal Negro fu professore di fisica sperimentale qui a Padova nella prima parte dell'Ottocento, dal 1806 al 1839. Si dedicò molto a studi sull'elettricità, che era l'argomento di punta dell'epoca, quindi lavora sulle pile, lavora sugli elettromagneti e si dedica a studiare, a trovare il modo di costruire motori efficaci. Allora, qui abbiamo uno di questi motori inventati da Dal Negro nel 1831. Come funziona? Avete qui un elettromagnete in cui passa la corrente, per cui si comporta questo elettromagnete proprio come un magnete. La barra magnetizzata viene attratta da una parte, ma appena viene attratta cambia automaticamente, grazie a questo commutatore, il senso della corrente, quindi viene respinta, attratta dall'altra parte, respinta e attratta dall'altra parte, e quindi si crea un movimento grazie all'elettricità. Ebbene, questo modello di motore è uno dei primi motori elettrici mai inventati. Nei testi di storia della tecnologia, Dal Negro è ricordato proprio come uno dei pionieri nella storia dei motori elettrici. Quindi un grande personaggio, anche lui dimenticato, perché, ecco, modelli, uno strumento di questo genere è stato dimenticato, anche perché in realtà è rimasto un prototipo. Questo è un pezzo unico al mondo, è il prototipo da lui concepito e fatto realizzare dal meccanico del gabinetto di fisica, e non c'era però nel Veneto dell'epoca un'industria di precisione, un mercato tale che potesse sviluppare queste invenzioni e spedirle, venderle o farle conoscere al resto d'Europa, tanto che questo modello di motore di Dal Negro, come vi dicevo, rimane un prototipo, però l'unico al mondo, e lo abbiamo proprio qui a Padova.